quando progettiamo un nuovo orologio iniziamo sicuramente dall'esperienza utente e la coniughiamo con la migliore tecnologia presente sul mercato. E in effetti, se mi mettessi nella mente di coloro i quali acquistano orologi e dispositivi Suunto, direi che con questo Peak 9 siamo arrivati davvero alla realizzazione del miglior dispositivo Suunto presente sul mercato. Al punto tale che se dovessi ancora andare in ufficio, ovviamente non lo faccio più da circa 2 anni, utilizzerei sicuramente questo dispositivo per tutte le mie giornate e le mie riunioni. E in questo caso, per capirlo, non partirei sicuramente né dall'unboxing né dalle specifiche, ma da recensore queste sono le caratteristiche che vi racconto velocemente. In primo luogo pesa soltanto 52 grammi, ha una risoluzione di 240x240, la ghiera e la cassa sono di titanio grado 5, ovviamente il vetro in materiale cristallo zaffiro, la batteria dura 7 giorni con notifica e monitoraggio 24x7, 14 giorni in modalità orologio e fino a 170 ore a seconda della tipologia di allenamento. Inoltre l'orologio è impermeabile a 100 metri. Dal punto di vista dell'unboxing troveremo all'interno semplicemente l'orologio stesso, una piccola documentazione, non c'è il nostro Minion Carota Soffientini, mentre c'è un cavetto che rispetto al passato consente di ricaricare il dispositivo stesso in meno di un'ora e soprattutto lo fa in maniera molto efficace. Una delle cose di cui Suunto è molto orgogliosa è il fatto che questo dispositivo si aggiorni in maniera software molto rapidamente ed ora rispetto al passato tutti i dispositivi Suunto 3, 5 e 9 hanno fondamentalmente la stessa interfaccia utente, fondamentalmente le stesse funzionalità che dal punto di vista firmware si aggiornano costantemente. E voi vi chiederete in che cosa è cambiato questo dispositivo? Sicuramente la cosa che noterete tutti è che è molto più leggero, al tempo stesso ha soltanto 10,6 mm di spessore, cosa che lo rende particolarmente efficace soprattutto dal punto di vista della valutazione del cardio da polso, che nei modelli precedenti, secondo me, soprattutto sui polsi di podisti amatori evoluti, poteva creare qualche problema di sovrastima del cardio. È cambiato anche il sensore cardio, che prima era Valencel ed ora è LifeQ, cosa che non dirà molto, ma vedremo nel seguito che questa cosa dà un vantaggio competitivo al prodotto stesso. Il dispositivo, senza ombra di dubbio, contiene anche un barometro altimetrico. Nel passato veniva inserito nel nome se il barometro era presente, ma oggi i dispositivi di fascia alta ce l'hanno tutti e sicuramente per chi dovesse correre il trail questa cosa potrebbe essere assolutamente necessaria e in effetti non manca nemmeno su questo prodotto. Dal punto di vista funzionale secondo me è eccellente perché il prodotto ha 3 pulsanti, 2 dei quali consentono di gestire il menu utente, l'altro di selezionare. Al tempo stesso esiste anche la possibilità, e questo orologio è touch, di spostarsi con un tocco sullo schermo, secondo me è molto più difficile soprattutto in corsa. Applaudo la scelta di Suunto di utilizzare questi 3 pulsanti, secondo me funzionano abbastanza bene, anche se ho notato che alla partenza di una sessione di allenamento il prodotto tende un po' a ritardare tra il momento in cui si schiaccia il pulsante e quando in effetti si visualizzano i primi dati. A livello di sensore cardio sono poi state aggiunte per l'utilizzo quotidiano, quello che secondo me raccomando a tutti coloro i quali volessero acquistarlo, sono state aggiunte le possibilità di misurazione first beat che consentono di capire se il vostro organismo è stressato, cosa che secondo me funziona abbastanza bene e soprattutto sono attivate, anche se non di default, quindi bisogna fare un piccolo aggiornamento sull'app, sono attivate tutte le funzioni di monitoraggio del sonno che dal mio punto di vista funzionano davvero bene e come al solito sono abbastanza equivalenti rispetto a quelle del sensore Aura che funziona soltanto con questo obiettivo. È disponibile anche la misurazione del VO2 Max, misurazione che secondo me raccomando soltanto coloro i quali utilizzassero una fascia cardio, perché sostanzialmente quando corriamo velocemente questo dispositivo tende a sovrastimare con il cardio da polso il vostro sforzo e di conseguenza potreste ottenere una valutazione diversa rispetto a quella che invece dovreste avere. Nel mio caso, e sono sicuro che non è così, il sistema valuta soltanto il mio VO2 Max a 56, nonostante comunque io corra ancora abbastanza velocemente, sebbene mi dica di avere soltanto 20 anni. Ma chi utilizzasse questo dispositivo non soltanto lo compra per portarlo in ufficio, ma anche e soprattutto per la navigazione
durante il weekend, navigazione che funziona davvero molto bene grazie al fatto che è stata attivata una funzionalità che si chiama Snap to Route, con la quale, caricando una traccia GPS precedente, il sistema vi consentirà non soltanto di andare e seguire la traccia, il prodotto però non è cartografico, ma al tempo stesso avrà un'accuratezza del GPS migliore rispetto al GPS stesso, proprio perché il sistema conosce il contesto del GPS e vi consentirà quindi di avere misurazioni perfette, soprattutto nel caso in cui vorreste correre una maratona, un percorso già ben stabilito. Nel caso in cui invece non utilizzaste la funzione GPS del caso, lo strumento funziona abbastanza bene, secondo me, come già per i modelli precedenti, è relativamente sovrastimato rispetto a quanto invece abbiamo visto con i dati corretti e la rotella metrica. Nel percorso delle fabbriche di Garbagnate abbiamo notato una valutazione leggermente superiore. Dal mio punto di vista questo non è necessariamente un problema, però sappiate che potrebbe inficiare il modo in cui vi approcciate con il coach, che vedrà dei numeri abbastanza migliori rispetto a quelli reali. Ho amato molto la app del sistema stesso, che consente in effetti di caricare, scaricare e aggiornare al meglio tutte le informazioni necessarie. La utilizzo soprattutto per la valutazione del sonno e mi è piaciuta molto l'interfaccia grafica, con la quale poi si riescono a ottenere dei dati davvero interessanti. Per quanto riguarda il collegamento con i sensori, no, non si collega ai Minion, funzionano i sensori molto bene. Per quanto invece riguarda la misurazione della frequenza cardiaca, secondo me la valutazione da polso è efficace in molte delle circostanze, sicuramente invece ha qualche problemino nel caso in cui ci sia una coincidenza tra la vostra cadenza e la vostra frequenza cardiaca, evento non necessariamente raro, soprattutto nel caso in cui corriate velocemente. Rispetto al passato però l'orologio è promosso, perché il dispositivo molto più piccolo, molto più aderente al polso, vi consente una valutazione abbastanza corretta, tranne nel caso in cui questo non sia possibile, proprio per la corsa molto veloce, dove invece il cardio da polso non necessariamente funziona al meglio. Per quanto riguarda la valutazione della batteria, secondo me sappiamo benissimo che Suunto ha la migliore implementazione presente sul mercato, perché ad ogni allenamento vi consente di capire e stabilire se l'orologio debba essere ricaricato prima di allenarsi, e nel caso in cui questo non fosse possibile vi consente comunque di correre e portare a termine l'allenamento nonostante magari non tutte le funzionalità vengano utilizzate, perché è stata attivata una funzione di batteria intelligente che aggiorna i collegamenti con tutti i dispositivi e di conseguenza utilizza il minimo necessario per potervi consentire di correre fino alla fine del vostro allenamento. Dal mio punto di vista questo dispositivo è utilissimo per tutti coloro i quali volessero utilizzarlo durante tutta la giornata. Resta una via di mezzo tra sport watch e smart watch, sicuramente non funziona in pista, ma tutto sommato per coloro i quali volessero qualcosa di elegante suggerisco davvero questo Suunto 9 Peak, che io ho avuto dalla casa finlandese per effettuare i test necessari, che mi vedranno coinvolto anche nella valutazione del Suunto 5, che è appena uscito e del quale sentiremo parlare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la corsa in pista, un allenamento intenso, intervallato, lo strumento funziona discretamente. In pista abbiamo notato che comunque su circa 18 km ha un errore di un giro, mentre per quello che concerne le ripetute si possono sicuramente fare delle ripetute ad intervalli senza nessun problema. La funzione è abbastanza semplice da attivare, un po' meno semplice dei competitors, al tempo stesso non è possibile invece farla in maniera piramidale, cosa che sui dispositivi di altre aziende questa funzionalità è attivata. Proprio per questo raccomando questo orologio a tutti coloro i quali lo volessero utilizzare a 360 gradi, ma non invece agli hardcore come il nostro pro depodista, che invece hanno bisogno di avere una valutazione ben precisa e corretta del GPS stesso. Ad ogni modo, orologio promosso con qualche riserva, però comunque il miglior Suunto presente sul mercato. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni con il mio amico pro depodista. Io nel frattempo vado a bermi un coffee. Ciao!